Cara madre, io ti scrivo queste tue righe di lettera per farti sapere l'ottimo stato della mia salute e così spero di sentire di voi. Oi mamma, mamma, no, non è vero niente. Ma sto in salute, manca, sto contento. Oi mamma, ti so dito una bugia. Ci sto lassa la vita. A sta fatia scima alle 4:30 la mattina rendrama che già mesa notte buona a po' all'oscuro e chi può chiudere gli occhi va via degli dolori e gli perucchi mia cara madre ti faccio sapere. Se tu ne puoi mannare 60 lire, solo 60 lire per gli viaggi, tu trovi un lieve da ste vuoie. T'avessa dice tanta cosa, ma non c'ho tempo per startella a scrivere, non saccio come siamo ancora vive, mi esaste infierno che non da riposo, da paesi a ne ce ne stiamo tanta, trattate come gli peggio paziente. A fare conto quando vi arrascote, se mette a pizza una solda evacuata. Poi me lo saccio che a voi dispiace, che i vi manna a pete le quattrine, uste dagli paese piegli in pace. E non vorresti una festa brutta fine. Scrive le salute che te le manna frate me donate saiva sta la casa che è vaglione sta sembra che agli non si sente buono se vire come seme demandate che quella poca forza che ne resta sembrava proprio chi gli strappiato che viveva a Santa Rocca con la festa. Mia cara madre ti sto a pregare di dentro guarda se 60 lire se non è sta risponde che mi di. Da so che ho figli e da voglio sentire. Adesso ti saluto cara madre, io che sono il vostro figlio Antonio. E se voi non mi mandate il viaggio, non mi fate più risposta.